Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questo nuovo gameplay, per cui invito subito a lasciare un bel mi piace, a commentare ed iscrivervi al canale, andremo a fare una cosa un po' particolare. Per questo ho ripreso alcuni dei miei Pokémon forti da canto, ovvero Lapras e Snorlax. Ne ho presi solo due. Vediamo se con questi riusciremo a fare qualcosa. Detto ciò, quindi, andiamo a vedere prima di tutto come si prosegue in questo percorso. Allora, alcuni Pokémon di Johto li ho tenuti perché ovviamente altri allenatori saranno da battere. Quindi, li batteremo con loro. Tipo tu. I met the cutest boy today. Ho incontrato il ragazzo più carino di tutti oggi. Va bene? Va bene, Koopa. E manda in campo Nidorina. Ok, un po' me. Allora, non le faremo molto con i nostri Pokémon attualmente. Assolutamente no, mi servirebbe un bel terremoto che non ho. Vediamo con Energy Ball comunque quanto le facciamo. È pochissimo, infatti. Beh, lei ci fa molto poco comunque. Magical Leaf, pochissimo. Andiamo ancora di Energy Ball. Allora, avrei pure incontrato il Pokémon più carino di tutti, però i tuoi Pokémon sono davvero brutti. Mamma mia, Nidorino. Ok, buon livello 30 per Bailiff. E Nidorino, che cambia un Pokémon, cui mi spiace. Ma non ho voglia di stare altre 3 ore con Bailiff. Manderemo Noctowl, che ha un bello psichico pronto per lui. Vai, psichico. E addio Nidorino. Noctowl probabilmente al 33, sì. E Aproar. Aspettate, cos'è Aproar? Vediamo un po'. Allora, the user attacks in an Aproar for 3 turns. Ah, è Baraonda forse. Over that time, no one can fall asleep. Penso sia Baraonda, sì. È un attacco di tipo normale, quindi prende anche lo stab, dato che il nostro è normale volante. E a questo punto potrei togliergli Shadow Ball quasi quasi. Che ci è stato utile per la palestra, ma difficilmente ci tornerà utile più avanti. Quindi togliamogli Shadow Ball, mettiamogli Baraonda. Perfetto, continuiamo. Vediamo un po' cosa c'è qui. Un oggetto. Oh, Shiny Stone. Buono. Poi, vediamo un po', Un altro oggetto qui? No, prima c'è una tipa che ci sfida. Mannaggia. Le Gicoc le lascio giù perché non servono praticamente a niente. Un Arcanine a livello 25, niente male. E noi abbiamo proprio il Pokémon che non è adatto per fare questa lotta, quindi mandiamo Totodile. Anche se comunque potrebbe battercelo, Perché Totodile non è proprio fortissimo in questo momento. Anzi, con Fire Spin infatti ci fa un bel po' di danno. Allora, Surf. Vediamo quanto li facciamo, probabilmente molto poco. Totodile non ha molto attacco speciale, però con due colpi riesce comunque a batterlo. Buono, dai. Extra rapido, questo ci ha fatto molto male. Vediamo se muore Totodile per il turbo fuoco. No, non muore, perfetto. Arcanine di nuovo, qua si cambia. E si manda Noctowl per forza. Totodile non può reggere un altro Arcanine. Mentre Noctowl, direi di provare il nostro nuovo attacco Baraonda. Takedown prende un po' di danno da contraccolpo. Beh, niente male, Baraonda, alla faccia. Niente male per niente. Tra l'altro, appunto, Noctowl ha molto attacco speciale, quindi... Ecco qua un altro Arcanine. Beh, tu mi abbassi l'attacco, ma io comunque ti uso Baraonda. E si calma poi, e poi andiamo di psichico. Ok, non dovrebbe ucciderci. Perché siamo prima noi ad ucciderlo. Buono, abbiamo battuto anche Ramona. Lux Incense, ok. Quindi proseguiamo. Allora, qui potremmo andare giù e tornare nel percorso normale. Oppure andare nel percorso 39. Vediamo se però qua sopra abbiamo lasciato indietro degli allenatori da battere. Sì, c'è un bulletto lì. Allora, diamo una curata veloce ai nostri Pokémon. Così proprio veloce, Pozione. Una su Bailiff, una su Totodile, vai. E poi una super pozione su Noctowl. Ecco fatto. Sperando che questo bulletto abbia dei Pokémon che Bailiff possa battere. Guarda il mio Pokémon. Oh, va bene. Oppure i miei Pokémon. Non si poteva sapere se era plurale o singolare. Oh, un Caterpillar 26, ma ti sembra normale, scusami. Ora il ritorno dovrebbe fare un po' più di danno, infatti fa un discreto danno. Anche se, beh, oddio, contando che ha un Caterpie quello, non è che faccia poco così tanto danno. Ora usiamo di Energy Ball contro Dunsparce. Vai. Niente male, niente male.
quasi livello 31. E a questo punto vediamo cosa c'è da questa parte. Un'altra allenatrice, vai. There is an apricorn tree around here. Do you think we could use it as fuel one day? Cosa? Vabbè, questa vorrebbe usare l'alberello della ghicocca come degna da ardere, essenzialmente. Boh, contenta lei. Ok, contro Magnemite, la nostra Bailiff non è che possa fare molto. Però il danno non è male, eh. Il danno non è male, almeno uno glielo tira giù. Sperando che non abbia solo Magnemite questa. Electrode, ok, cambiamo, mandiamo. Qua è un po' difficile, lasciamo Bailiff. Lasciamo Bailiff e usiamo. Charge Beam, per fortuna l'ha missato. Usiamo Magical Leaf, poi usiamo Energy Ball. Ok, non paralizzarci per favore, grazie. E poi un bel ritorno. Ah, esplosione, ci uccide? No, fortunatamente no. Si è sacrificato per la squadra quell'elettrodo. Beh, diffuso il ritorno, ma su chi lo usa? Su nessuno. Ok, vediamo il ritorno quanto danno gli fa. Questo fa male. Vedi, avrebbe fatto comunque un buon danno. Allora, cambiamo Pokémon e mandiamo Pikachu, perché gli altri due ce li shotterebbe. Cioè, Totoral e Noctowl con un attacco elettrico ce lo shotta. Vabbè, lei vuole divertirsi a fare esplosione in continuazione. E io gli metterò avanti Pikachu così non mi ammazza nessuno. Electabuzz, va bene. Bello Electabuzz, tra l'altro. Usiamo una bella Wild Charge. Poco efficace, ma comunque. Direi che va bene. E Magnemite di nuovo. Vai, Wild Charge. E addio. Magneton, alla faccia, oh. Quanti Pokémon aveva sta tipa? Bene così. Lady Dana, battuta pure lei. Ok, a questo punto, guardate. Andiamo a darci una curata veloce ai Pokémon. Perché sono messi davvero male dopo questi allenatori che sono stati anche parecchio forti in realtà. Certo. Due Pokémon, anzi tre Pokémon su 6 non li volevo usare, ovvero Pikachu, Lapras e Snorlax, credo di aver preso, sì. Perché erano quelli di Kanto, che ho preso per una cosa che dovremmo fare tra poco. Ma effettivamente 3 su 3 me li hanno disintegrati. Allora, possiamo scendere per non prendere l'erba alta, sì, passare di qui. Ecco fatto. Ah no, un po' comunque me la devo prendere. Ok, non ho incontrato Pokémon selvatici. E a questo punto abbiamo completato il percorso 38 e andiamo sul 39. Salve. Hello, dear child. Ok, questo è un po' creepy. Un vecchietto, un gentiluomo che ti si avvicina e ti fa. Buongiorno, caro bambino. Non è proprio il massimo. Allora, contro Venusaur mandiamo Noctowl. Tra l'altro, figo che questo qua abbia un Venusaur. E poi un cheater perché ce l'ha al 28. Vabbè, dettagli. Psichico dovrebbe fargli molto male. Che lui sta caricando un solo a raggio, vediamo se riuscirà a farlo. Probabilmente sì, perché è forse più veloce di noi, sì. Però non ci fa nessun tipo di danno. E mi chiedo come un Venusaur possa essere più veloce di un Noctowl con 5 livelli sopra. Sweet Scent? No, è profumino, non ci interessa. Ok, 34 anche per Noctowl. Bailiff si sta evolvendo, ma non vogliamo farlo evolvere. Perché Ash ha solamente un Bailiff. Ora siamo arrivati qui. Dovrebbe essere questa la casa. Noi salviamo su questo salvataggio. Ed è per questo che ci siamo portati Pikachu, Lapras e Snorlax, ok? Vediamo un po'. Benvenuto nella competizione Pokémon Sumo. Vorreste entrare? Il premio di quest'anno è una roccia di Re. Che ci servirebbe per il Living Dex. È suggerito di portare Pokémon molto pesanti. Va bene. Le regole sono semplici. Tutto quello che devi fare è get to the other side of the room while beating the trainers. Arrivare dall'altra parte della stanza battendo tutti gli allenatori. E acchiappa la roccia di Re per vincere. Ok, si parte. Allora, non so chi abbia davanti lui, non so quale sia il primo Pokémon loro, direi di mandare. Boh. Lapras. Potremmo usare degli strumenti noi qui dentro, immagino di sì, no?
tipo una bella super pozione sul nostro Noctowl. Sì, possiamo provarlo, possiamo farlo. Ecco, questi avranno dei Pokémon di livello molto alto in realtà. Ready to go? Sì. E sappiate che se fallite la cosa, non potete più farla. Proprio è un one time. È una cosa unica. Non potete più rifarla se la fallite. Ok, contro il Machamp in realtà è un po' un problema. Mandiamo Noctowl. Perché come vedete, tra l'altro, hanno livelli altissimi. Ah! Ok. Proviamo a mandare Pikachu. E se lo fate con i Pokémon di Johto perderete, 100% perderete. Wild Charge. Ok, vediamo cosa fa lui, Karate Chop. Guardate quanto danno fa, tra l'altro. Electro Ball, addio. Ok, uno è andato. Diamo una curata a Pikachu. Vai. E andiamo avanti, cura con Lapras. Vediamo chi c'è da questa parte. How can I lose? I have the best partner. Come posso perdere? Ho il partner migliore. Boh, vediamo, caro il nostro Jay. Oh, Arcanine, ok, questa volta ci è andata meglio. Decisamente meglio. Beh, ci diminuisce l'attacco, ma tanto noi usiamo attacco speciale, quindi addio. Flamethrower. E Surf. Bene così. How dare you? Ok, andiamo a fare quest'altra battaglia. E questo invece ha un Nidorino. Beh, anzi, un Nidoking, scusatemi. Un altro Surf dovrebbe andare bene. E dovrebbe andare a Nanna, il Nidoking. Ok, no way! No way. Cosa vuoi che ti dica io? Allora, andiamo con un Full Heal su Lapras. E una Super Potion. Per essere proprio sicuri, perché quella roccia di re la voglio, sappiatelo. Non pensare che sarà facile, ci dice quest'altro cintura nera. E vediamo. Contro Golem, beh, sarà facile in realtà, perché basta un Surf per tirarlo giù. A meno che abbia Stardi, ma non ha appunto vigore, quindi... Addio. Come hai vinto? Che ti devo dire io? I may be the last one here, but I won't lose to you. Potrei anche essere l'ultimo, ma non perderò contro di te. Non so quale sia il nesso tra queste due cose, però... Questo è Raiden, attenzione, the player inside. Allora, contro Feraligatr sarebbe da mandare Pikachu in realtà. Dobbiamo vedere se il nostro Lapras riesce a fare qualcosa. Lui usa idropompa. Noi Body Slam. Beh, tre Body Slam dovrebbero bastare. Quindi non c'è alcun problema per Lapras. Brick Break è super efficace, ma come vedete non ci fa molto danno perché Lapras ha una bella difesa. Ecco fatto, non ci posso credere, invece devi crederci perché ora questa King's Rock è nostra. E infatti veniamo spediti fuori dalla casa e se ci riparliamo ci dice che la competizione è finita. Torna di nuovo il prossimo anno. Il prossimo anno mi sembra un po' troppo tardi per tornarci. Allora, mettiamo avanti il nostro Bailiff. Tu sei un'allenatrice? You look strong, sì, altra allenatrice. Dai, battiamo un altro po' di allenatori. In questo percorso lei è Pietra. Che è un Pokémon di tipo acqua, però. Non è molto coerente con se stessa. Ok, Sandslash, ottimo. Vai, Energy Ball e addio. Poi Graveler, cambiamo Pokémon, mandiamo Totodile, che deve allenarsi anche lui. Vai, Totodile. Con Graveler userà Surf. 4 per mi sembra sia il danno, quindi lo tira giù comunque. Dugtrio, lasciamo Totodile. Surf. Mudslap ci fa male e ci diminuisce la precisione. Per non fallire magari come hai fatto tutte le altre volte, caro Totodile. Bulldoze. Attenzione, anche la velocità è diminuita di Totodile. A meno uno sulle statistiche. Dugtrio, cambiamo Pokémon e mandiamo Bailiff. Vai. Magical Leaf. E addio ad Dugtrio. Livello 33 per Bailiff. Un Rhydon, davvero? Alla faccia. Energy Ball. E addio Rhydon. Comunque cheater anche lei perché Rhydon
Non si evolve a 25. Cioè, Rajor non si evolve a 25. Noi continuiamo ad interrompere l'evoluzione di Bedivh. E a questo punto direi, ragazzi, taglio e vado a curare il mio Pokémon riprendendo anche quelli di Johto, giusti? Perché l'evento per cui ci servivano i Pokémon forti l'abbiamo finito. Rieccoci qui sul percorso 39 con i Pokémon giusti, come vedete. Ci siamo ripresi Heracross, è al primo posto, e vediamo un po' cosa. Ah, qui c'è un bug. Vedete? Non si può andare qua sopra. Proseguiamo verso sud allora. Tu sei un allenatore? Hai? Sì, evidentemente è un allenatore. Ok, uno psico. Ti manda in campo Natu. Noi abbiamo Heracross, contro cui possiamo usare Shadow Claw. Super efficace, perfetto. E addio. Mackenzie. Proseguiamo, abbiamo altri due allenatori qui. Anzi, un bel po' di allenatori. Il mio Firou è pronto. Ah, attenzione, Firou però. Contro Heracross non è proprio il massimo, eh. Per niente. Allora, eh. No, 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 cambiamo. Mandiamo contro di lui, mandiamo Noctowl. Per adesso Noctowl tra i Pokémon di Johto è decisamente il nostro più forte. Anche se a livello di difese, beh, anche lui si prende un bel po' di attacchi in faccia. Guardate. Se ne prende un altro di per forbacco muore. Quindi mandiamo Cyndaquil. Non voglio farli morire. Take All. Ok, non saremo morti forse. Usiamo Flamethrower. Questo mi fa male. Che culo che non siamo morti. Era veloce quel Firou, anche con un attacco abbastanza elevato. Niente male. Diamo una curata veloce ai nostri Pokémon. Super pozione. Vai, Cyndaquil e Noctowl. Ecco fatto. Che sono presi un bel po' di colpi contro quel cavolo di Firou. I just love my Pokémon. Ok. Questo tizio ama letteralmente i suoi Pokémon. Effettivamente è un po' che fanatico. Ah, Smoocham, davvero? Ok. Ci manca questo Smoocham. È perché ci manca Jinx in realtà. Andiamo di Shadow Claw e addio. So cool. Beh, wow, ho appena ucciso il Pokémon che tu ami. Ed è una cosa abbastanza creepy perché si tratta di Smoocham. E sappiamo in cosa evolve Smoocham. Quindi è un po' creepy il fatto che lui ami Smoocham. Però vabbè, dettagli. Ok, contro Pikachu invece direi di usare un bel Heartquake. E addio, Pikachu. Perfetto. Proseguiamo in questo percorso, vediamo se qui c'è uno strumento. Sì, c'è uno strumento lì dentro. E Pokémon selvatico nuovo. Hypom. Ottimo per il nostro Living Dex. Direi di usare un Aerial Ace, non dovremmo ucciderlo in teoria. Perfetto, raga, perfetto. Andiamo di Pokéball. Dovrebbe entrare Hypom vita rossa. Livello 20. Oddio, oddio. Ah, è vero, cioè, tecnicamente Hypom. Vabbè, ma non penso che conti qualcosa, anche se tecnicamente Hypom sarebbe uno stadio unico in seconda generazione. Non era l'evoluzione Ambipom. Però non penso conti qualcosa, sinceramente. Specialmente in questo gioco in cui tutti i Pokémon sono aggiornati all'ottava generazione, quindi questo conta comunque come un primo stadio. Ok, andiamo a prenderci questa pepita. E un altro Pokémon selvatico, vediamo chi esce, un altro Hypom. Beh, se non mi costa niente, ragazzi, io lo catturo. Se questo qua sopravvive al assalto, perfetto. Gli tiro una Mega Ball e lo catturo. Perché potrebbe diventare il mio Ambipom. No, niente, comunque si libera, sto infame. Hypom di merda, vai, catturati. Forza, forza. Ma scusatemi, ma vi sembra normale? Un Hypom a livello 20 che esce da 2 Mega Ball a vita rossa? Mandiamogli una Pokéball. Tra l'altro già catturato, ce lo sto facendo per il doppione per avere Ambipom eventualmente più avanti. E non entra. Ma cos'ha questo Hypom? Scusatemi ragazzi, non voglio usare una Ultra Ball, mi rifiuto di usare una Ultra Ball per un Hypom vita rossa a livello 20. Ole, preso. Ottimo. No, non voglio dare il soprannome, voglio uscire da questa erba alta.
ma non posso farlo perché un altro Pokémon si mette davanti ed è Ledian. Ti ho già, Ledian. Ti ho già. Ho fatto avere molto facilmente un dell'Ediba. Bastato uccidere, farlo combattere contro un Pokémon di livello alto. Anche solo una volta si è evoluto. Ok, battaglia in doppio. Vediamo un po', che abbiamo davanti. Abbiamo Totrail e Heracross. Ma direi che può andare bene. Se no potremmo mettere addirittura Bailiff e provare a fare Surf con Totrail. Dai, vediamo. Can you handle us? Yoto is so strange. Ok, strano che qualcuno nomini così la regione a caso. Madison e Alexa, quella di Amazon. Oh, shiny Kecleon. Ma poi tra l'altro Kecleon non sono dei Pokémon che sono della terza generazione. Quindi tutto bene, ragazzi. Kecleon è della terza, e poi se non sbaglio Kecleon è di tipo roccia, se non sbaglio. Andiamo di Surf. No, non è tipo roccia. Ok, ovviamente ha colpito anche... No, allora è di tipo erba. Ah no, cambia tipo, ok, vero. Cambia tipo in base a quello che viene colpito come per ultimo. Ora io l'ho colpito con un attacco di tipo acqua, quindi ora è di tipo acqua, quindi viene one-shottato da Energy Ball. Mentre poi lo colpirò con un Crunch, anzi con... ma sì, dai, rendiamolo tipo buio, vai. Full focus su uno. Cambiato tipo erba e Crunch lo uccide. Ecco fatto. Psicoraggio, va bene. E a questo punto, dato che sei di tipo buio, ti faccio semplicemente una Energy Ball e un Shadow Claw. Dovrebbe essere super efficace, proviamo. Sempre se non muore subito. Ah no, è vero, questo era ancora tipo acqua, è vero. Quindi è morto subito. Wow, oh no. Bailiff purtroppo non si evolve. Ok. E siamo arrivati a Olivine City. Olivinopoli, mi sembra l'abbiano trovato in italiano. Detto ciò, questa città ovviamente la esploriamo nel prossimo episodio. Perché questo, dopo aver curato i Pokémon, finisce qui. Ti ricordo di lasciare un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!